When I grow up in a year or two or three, I'll be happy as can be, like a birdie in the tree. When I grow up. Aveva 7 anni Shirley Temple quando nel film che le regalò una straordinaria popolarità e il soprannome di Riccioli d'Oro cantava When I Grow Up, quando sarò grande. Quando sarò grande sarò felice come un uccellino che vola tra gli alberi, quando sarò grande farò l'insegnante, andrò ai balli come Cenerentola e mi chiameranno principessa Riccioli d'Oro. Così cantava la star bambina, l'attrice che più di ogni altra a Hollywood ha inaugurato lo stuolo di Enfant Prodige. Quando sarò grande, ma grande non lo è diventata, almeno per il suo pubblico, e oggi che compie 80 anni rimane sempre nei cuori di tutti come la piccola Shirley Temple. La misura del suo successo straordinario è data da questa sua storica dichiarazione: ho smesso di credere a Babbo Natale a 6 anni. Mamma mi portò in un grande magazzino per incontrarlo e lui mi chiese l'autografo. I am Sweet 16. I'm going to a ball. A 3 anni Shirley Jane Temple già prende lezioni di ballo e a soli 4 è protagonista di un cortometraggio di una serie per bambini. Tra il 34 e il 38 Shirley da sola risolleva le sorti della grande major 20th Century Fox in profonda crisi durante la Grande Depressione, tanto da far dire al presidente Franklin Delano Roosevelt: finché il nostro paese avrà Shirley Temple saremo a posto. Ogni di per la colazione con piacer mangio in un boccon il serraglio universal che raccolto nei miei biscotti. Quei riccioli d'oro, che la tradizione vuole che fossero 56, fatti uno per uno dalla mamma, rimasero sempre il suo segno di riconoscimento. Un successo dietro l'altro per tutti gli anni 30, sempre impegnata nel ruolo di bambine dolci e spiritose, dotate però di intelligenza e saggezza, film leggeri per famiglie che commuovono e tirano anche sul morale in un momento così difficile, con una serie di canzoni, la più famosa è sicuramente On the Good Ship Lollipop. On the good ship, lollipop, it's a night trip, into bed you hop and dream away. Si fa scappare il ruolo di Dorothy nel Mago di Oz, che rese celebre Judy Garland, ma il cagnolino Rex di Shirley Aviatrice diventerà il famosissimo Toto. Nel pieno del suo successo, nel 1937, è lei a consegnare a Walt Disney l'Oscar per Biancaneve e i 7 nani, una versione molto curiosa della statuetta realizzata per l'occasione nella dimensione tradizionale con accanto 7 mini Oscar. Quando sarò grande cantava la sua canzone, ma per il pubblico Shirley Temple non è mai cresciuta, complice anche la decisione alla fine degli anni 40 di ritirarsi dal cinema. 2 matrimoni e 3 figli, il primo legame, che durò solo 6 anni, fu con John Agar, che grazie alle nozze con Riccioli d'Oro divenne attore, e poi con l'uomo d'affari californiano Charles Black, che al suo primo appuntamento ammise che non aveva mai visto un suo film. Shirley Temple Black lasciò quindi definitivamente il cinema per buttarsi in politica, prima candidandosi al congresso per il Partito Repubblicano e poi come ambasciatrice per l'ONU e per gli Stati Uniti in Ghana e Cecoslovacchia. Ancora recentemente votata su un sito specializzato come la più grande star bambina, Shirley Temple, anche soffiando 80 candeline, rimane per sempre la piccola di tanti film, come testimoniano i titoli da Piccola Stella al Piccolo Colonnello, passando anche per la piccola principessa. When I get very, very old, I'll stay at home all day. But I haven't quite made up my mind. It's much too far away.